Presidente, colleghi, colleghe, governo, noi riteniamo che questo provvedimento sia un provvedimento molto importante. Importante perché dimostra da una parte che le politiche del governo di espansione, di investimenti possono avere successo e possono avere successo con un equilibrio dei conti pubblici. Questo è il punto d'arrivo di un anno di attività del governo Conte, del nostro governo, e ha raggiunto quindi questo obiettivo e ha dimostrato questa verità. È stato detto da parte delle opposizioni che questo provvedimento... Scusa, senatore Tosato, devo richiamare questa volta il lato dell'Aula del Partito Democratico perché non si riesce a sentire l'intervento del senatore Tosato. Prego, senatore, prosegua. Grazie, Presidente. Dicevo che le opposizioni, in particolare il Partito Democratico, hanno definito questo decreto come una resa da parte del governo nei confronti dell'Europa, della Commissione europea. Beh, noi rimandiamo al mittente questa accusa, è esattamente il contrario. È stato detto anche che questo braccio di ferro con l'Europa non ha prodotto risultati. E noi rimandiamo al mittente anche questa accusa e lo dimostriamo con i fatti, perché noi avevamo preso degli impegni con i cittadini e quegli impegni abbiamo mantenuto. Quota 100 è stata approvata, sono state date nuove risorse agli enti locali per fare investimenti, per erogare servizi ai cittadini, sono stati introdotti regimi fiscali agevolati per le partite IVA e questo è solo un inizio, agevolazioni fiscali per le imprese. È stato approvato quel reddito di cittadinanza che era nel contratto di governo, che era un punto forte del Movimento 5 Stelle, con equilibrio, sanzionando coloro che useranno impropriamente questo provvedimento, incentivando i centri dell'impiego perché possano creare occupazione. Questi erano gli impegni che abbiamo preso con i cittadini e questi impegni noi li abbiamo mantenuti, non ci siamo arresi alla Commissione europea che sosteneva che questi provvedimenti erano economicamente insostenibili. Chi si è arreso alla Commissione europea sono i governi precedenti, quei governi che hanno approvato l'infame legge Fornero, che hanno trasformato questo paese in un immenso campo profughi, quelli sono governi che hanno tradito i cittadini italiani, quelli sono i governi che si sono arresi alle direttive e alle letterine della Commissione europea. Non certamente il nostro. Il nostro governo ha raggiunto questi importanti obiettivi e con questo provvedimento, con questo accantonamento di 1,5 miliardi, ha dimostrato che lo si può fare anche con equilibrio, con ragionevolezza, con i conti in ordine. Grazie a questo provvedimento abbiamo riportato e riporteremo con l'assestamento il rapporto deficit-PIL al 2,04, così come approvato dal Parlamento in legge finanziaria. Abbiamo dato tranquillità ai mercati finanziari e agli investitori, riportato lo spread a livelli sostenibili. Abbiamo permesso all'Italia di rispettare questi parametri europei, sbagliati, certo, vanno cambiati, ma esistono, ci dobbiamo purtroppo fare i conti. E abbiamo raggiunto l'obiettivo ancora più importante, quello di dimostrare che la politica economica espansiva del governo ha un suo equilibrio, può avere successo con equilibrio. Questo provvedimento dà di fatto fiducia e crea fiducia, dimostra in sostanza che avevamo ragione. Manovre espansive e rigore di bilancio possono stare insieme, coesistere e avere successo. Poi è stato detto da parte delle opposizioni che le previsioni del governo sono state sbagliate. Anche questa, permettetemi, è una sciocchezza, perché stiamo parlando di previsioni su due provvedimenti, quota 100 e reddito di cittadinanza, nuovi, sui quali era evidente che si potessero stimare delle somme da investire, ma non si aveva la certezza che quelle somme sarebbero state adeguate. Ebbene, lo sono state. Abbiamo raggiunto l'obiettivo di cambiare la legge Fornero, abbiamo raggiunto l'obiettivo di dare giustizia sociale per quelle famiglie che sono in difficoltà e questo a noi interessava, spendere 2, 4, 10 miliardi
non era quello il problema e l'obiettivo. Ben venga il risparmio di 1,5 miliardi. L'importante è aver dato risposta a quelle esigenze. Quindi le previsioni sono state rispettate, abbiamo raggiunto quegli obiettivi. Sono altre le previsioni che non sono state rispettate, le vostre previsioni. Le previsioni che parlavano di provvedimenti di infrazione a dicembre e a luglio, e queste previsioni non sono state indovinate, non sono state azzeccate da parte dei nostri oppositori, e altre le previsioni che sono state sbagliate, e cioè che con questi provvedimenti di spesa non avremmo raggiunto gli equilibri di bilancio, che avremmo mandato i conti allo sfascio, il paese allo sfascio. Queste erano le vostre previsioni e queste previsioni non hanno trovato efficacia, realtà nei fatti. Quindi anche questa è un'accusa che noi rimandiamo al mittente. E poi ci sono altri provvedimenti che abbiamo raggiunti, e che sono quelli di essere stati coerenti. Coerenti nella battaglia che noi abbiamo condotto nella campagna elettorale delle politiche e delle europee. Quella di essere un movimento politico alternativo al sistema di potere che c'è in Europa, un'Europa che purtroppo è un'Europa senza anima, che basa la propria esistenza solo su numeri e parametri, un'Europa così costruita in cui noi non ci riconosciamo, e non siamo stati complici dell'elezione del nuovo rappresentante di governo, che invece è stato votato da tutte le altre forze politiche. Anche questa è coerenza, l'abbiamo dimostrata con i fatti, non a parole in campagna elettorale, e rivendichiamo con orgoglio questa coerenza. Quindi guardate, noi andiamo avanti su questa strada perché riteniamo che sia la strada giusta. Abbiamo finalmente un governo coraggioso che non ha rinunciato alla giustizia sociale. Faccio un riferimento, se permettete, anche ai truffati delle banche che il Partito Democratico aveva abbandonato e che noi stiamo cercando di tutelare con risorse vere, quel 1,5 miliardi stanziato che non esisteva nelle manovre del Partito Democratico. Questo è un governo in definitiva che fa giustizia sociale. Un tema tanto caro alla sinistra di un tempo, che oggi ha completamente abbandonato chi doveva essere difeso, ha abbandonato famiglie e cittadini in difficoltà economica, lavoratori di aziende che rischiano di chiudere. Oggi i paladini della sinistra sono i comandanti delle navi che collaborano con gli scafisti, che speronano le imbarcazioni della Guardia di Finanza. I paladini della sinistra sono la grande finanza e i burocrati europei. A ognuno le proprie scelte, a ognuno le proprie priorità. Per noi sono gli italiani. L'Italia, guardate, lo siamo consapevoli, sta attraversando un periodo difficile e complicato. La sfida è sicuramente complessa, ma abbiamo la convinzione di essere sulla strada giusta. Nell'interesse di questo paese, delle nostre comunità, delle famiglie, delle imprese e dei nostri cittadini. Per questi motivi, Presidente, noi esprimiamo un voto favorevole a questo decreto. Grazie.